Pronto? Anico? Ma che te posso, ammazza? Ma fammi capire, ma che sta a succedere qua? Mannaggia la miseria! Ma come, non hai letto niente? Oddio mio, Nico! Mannaggia la miseria! Ma è qua su... su cosa? Su... la redazione de coso, de... Sì, quella. Etruria News. N'hai letta? Allora, ascolta. La truffa supera i 40 milioni di euro già usciti dalle casse della Regione Lazio. L'ANAC ha aperto un fascicolo grazie alla nostra segnalazione. Questa volta dobbiamo scriverlo, non possiamo più nascondere la grande soddisfazione. Oh, fanno i nomi, è come Giuseppi. Stavolta fammi i nomi. Abbiamo da subito parlato di truffa, di cose poco chiare, di fideiussioni false. Il presidente della regione Nicola Zingaretti ha provato a tapparci la bocca minacciando azioni legali e bollando la nostra richiesta come fake news. Che c'è il ritorno? Vabbè, ho messo il viva voce perché devo leggere, quindi come faccio? Non ci siamo lasciati intimorire. Proprio per questo, sapendo che il responsabile dell'anticorruzione Andrea Tardiola, Nico, questo è grave, non avrebbe fatto il proprio dovere cercando di coprire i suoi amici e la segnalazione con tanto di pecche all'ANAC l'abbiamo fatta noi il 14 aprile. Da quel 14 aprile è passato quasi un mese, ma soddisfazione di aver avuto ragione ce la stiamo godendo tutta. Come non possiamo non gioire del nostro lavoro, lacrime e sangue, nel leggere i contenuti di quella lettera inviata da Umberto Reale, dirigente dell'ufficio vigilanza dell'anticorruzione, a Zingaretti e Tulumello. Ma si è ricevuta questa lettera, Nico? C'è di più, abbiamo scoperto, dopo pochi minuti, l'aver ascoltato quel nome pronunciato dalla bocca di Daniele Leodori e bollato da subito come fasulle e tarocche la fideiussione del malandrino pugliese Andrea Battaglia Monterisi, a capo di un'altrettanto farlocca società di assicurazioni, la Seguros DHI Atlas. Abbiamo scritto mettendo in guardia Regione Lazio, eccetera, eccetera. Niente. Adesso si scopre che l'altra maxi commessa da 22 milioni di euro è andata in fumo. Una commessa per 5 milioni di mascherine certificate per gli ospedali, affidate dalla Protezione Civile del Lazio al prezzo di 3,50 euro l'una alla European Network TLC, società guidata da Andelco Alexis. Ma andanna da pia tutta questa gente strana, mannaggia. Quarantenne imprenditore di origine croata, impegnato nell'editoria con riviste come Eva, VIP, Magazine, Sirio e Astrella. È il Sole 24 Ore, eh? L'agenzia delle dogane le ha bloccate, non sono utilizzabili per scopi sanitari. Porca miseria. Vi svegliamo un altro retroscena. Sofia Micherelli ci ha telefonato spacciandosi per una giornalista freelance, chiedendoci come mai avevamo scritto di tutta sta roba, no? Dopo aver spiegato la cosa alla collega, abbiamo scoperto che è una dipendente dello stesso Alexis, capito? Questo gli fa pure le telefonate fasulle. Ora però c'è dell'altro. C'è da scoprire dove siano finiti parte di quei soldi, già, perché grazie al comunicato stampa dei legali della Ecotech si scopre che Balossi e la ex OR avrebbero, la ex OR, ha capito, ci hanno messo il trattino e mezzo, avrebbero ricevuto solamente 9 milioni. Anico, e dove sono nati quell'altri? Abbiamo consegnato agli inquirenti, questo scrivono, una memoria, e quanto spiega l'avvocato Cesare Gai, difensore di Anna Perna e Sergio Mondin, rispettivamente rappresentante legale bla bla bla,
per la fornitura di 9 milioni e mezzo di mascherine, solo 2 milioni sono state consegnate. La Ecotec ha proseguito nell'interlocuzione con i due fornitori, la Exor e la Giosar, a cui erano stati dati 9 milioni di euro per l'acquisto delle mascherine, e l'altro indossanno. Intanto iniziassero a restituire i 6 milioni di euro che sono rimasti nel cassetto della signora Anna Perna. E già, perché poi dopo viene fuori che con tre versamenti, c'è stato tutto qua, c'è stato tutto, guarda. Ah, comunque, il Corriere della Sera e la Stampa sono stati bravi, Da allora hanno riportato solo 29 aprile qualche cosetta. Adesso è rimasta umma umma, sono affidabili, sono affidabili. Vediamo un po'. Dice che qui vanno cercando la mazzetta. Oh. Sappiamo anche perché gli inquirenti fin qui ancora non si sono mossi e prodotto misure forti come nel caso di Leffico o ingabbiarono subito, no? Dai corridoi di empienti sempre bene informati. Si parla che gli inquirenti stiano dando la caccia ad una maxi tangente provento di una di queste operazioni. Possiamo intuire chi possa averla pagata. Lì pollastri della Regione Lazio. Difficile capire chi possa averla intascata. Eh già. Ecco perché qua, vedi, poi si fa chiarezza su tante cose, 11, 10, 15. Il pizzardone di Fara Sabina, Carmelo Dulumello, ha versato tre differenti bonifici da 14 milioni 680 mila euro totali. Hai capito? Allora, fideiussioni farsa, soldi versati, mascherine non arrivate. Anico, mannaggia la miseria. Mo vediamo, qua c'è stato mezzo tutto, indagano la Procura di Roma, la Corte dei Conti del Lazio e ora anche l'ANAC. Oh, speriamo che la Corte dei Conti mette tutto a tacere, come ha messo a tacere la denuncia dell'asilinido che avevo fatto io. Però qua. Per fortuna pure che il Movimento 5 Stelle non dice niente. Oh. Mannaggia, Anico, io sono preoccupato, guarda. Ho capito. Datte da fa, vedi a chi devi telefonare. Cerchiamo di mettere a tacere questa storia, perché guarda, qua sta Colosimo, sta a combinare un casino, eh. Mannaggia la miseria, Nico. Vabbè. No, dammi notizie, perché io sto ormai a Matrone, capito? Sto col mammadrone, ma capisco che tu stai ancora in convalescenza. Ho capito, fammi sapere qualche cosa di preciso, Nico. Io la notte non ci dormo, guarda, non ci dormo. Mettete da parte questi soldi, mo sono diventati 50 milioni, porca della miseria. Oh. Mannaggia, sti gatto, guardi che te stanno intorno, guarda. Io non so proprio come venirne a capo. Va bene, Nico, va bene. Fammi sapere, mi raccomando. Eh sì, io non ci dormo, Nico. Eh sì, mi metta la musica, almeno mi tira un po' su da morale.